Dai, fermo, fermo, fermo. Che non ce la faccio. Non dire così perché pianta lì. Thank you.
Thank you.
Hai visto? Sì, sono gli stessi. Sì, sono gli stessi. C'è un cane. Quello scappa. La testa non è la coda, non si mette il filetto. Prova, prova, 1, 2, 3, prova. Signori e signori, benvenuti a Varzi, buongiorno a tutti. Adesso i nostri bellissimi e bravissimi cavalieri sfileranno per le vie del paese e appena avranno finito l'orario di inizio, era previsto per le 16, ma subiremo un leggero ritardino, partiremo con la sfilata qua. E ci saranno tutte le razze e verranno descritte. Quindi adesso aspettiamo che sfileranno per il paese. E quindi cosa fai qua? Cosa fai? Andiamo a vedere gli elementi da circo. Da circo, questo è da circo. Sono svegliati. Sì. Chi? Ciao, ciao. Ma chi sono queste due qua? E dove? Anche questi, guarda lì. Mi ero messo in posa. Ma lo guardate già. Ma oggi non ci siamo chiusi. Che parlavo, la stecca, Grazie.
grassa, però ha un sacchetto di sorriso. Chiaro, ci va a cucinare, non c'è anche di conoscenza di come cucinare, perché non è una carne fatta in visto, uguale, a volte si cucina, specialmente in Emilia, in Friuli e anche in giugno di Italia, c'è una usanza, ora non c'è più, saprei il numero proprio sul mercato di strada. Siamo tolto perché non conviene più produrlo, poi noi facciamo meno di pesante, cioè non stagniamo più, no, sì, no, no, mi farò venire a chi già si può lasciare la mia era la patente che è imparato è bella. Hai visto dove sono più tosate come riccio? Hai visto tanto? Ciao Chiara! Guarda, una, due, più. Allora mi appari. No, 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 Come on.
famiglia un po' quello fa. Mi piace vedere queste cose. Invece attenta alla strada. Cagnolino appresso, facciamoci sentire un bel applauso ai nostri Cowboys e la Cowgirl. I Quarter Horse sono cavalli americani, tanto vi racconto qualcosa sui cavalli. Sono cavalli americani derivati da incroci tra puro sangue inglesi in Mustang e cavalli di razza spagnola. Venivano chiamati Quarter Horse perché erano veloci su un quarto di miglio ed erano proprio i cavalli dei cowboy che vedete in tutti i film western degli anni 60. I quarter non hanno uno standard di razzi, quanto c'è molta differenza tra un quarter da corsa, uno da lavoro e uno da gara. Il Quarter Horse non ha una grandissima resistenza e dal puro sangue inglese ha ereditato gli zoccoli piuttosto piccoli che lo rendono vulnerabile a diverse forme di zoppia, vista la mole imponente del cavallo. Ha la fronte larga e con gli occhi ben espressivi, le orecchie mobili, dritte e piccole, le ganasce molto sviluppate, tutto questo in una testa che nel contesto dell'animale deve restare piccola. Un bel applauso ai nostri Cowboys! Vai. E al loro piccolo porta fortuna mascotte, il loro cagnolino, bravi, bravissimi, al galoppo, anche perché si usava molto andare al baffo e il trotto diciamo che non era una tecnica usata dai cowboy, era quasi tutto passo un galoppo. Un bel applauso ai nostri amici di Cassino al Fico che ci lasciano con il loro Quarter Horse. E proseguiamo con la sfilata. Guarda che c'è il diritto. Dovrebbe spuccare all'orizzonte da dietro da Ribolini con lo Knastrooper. Facciamone un bel applauso la nostra Daniela del Gaudi. Vieni Daniela. Ed eccola la nostra Mazzone, bella, bella, un bel applauso. Facciamoci sentire, incoraggiamo da questi cavalieri. Monta il Knastrooper che rappresenta la razza più antica di cavalli maculati presenti in Europa. I cavalli Knastrooper presentano due caratteristiche fondamentali che l'hanno reso famoso nel mondo. La prima caratteristica è il mantello maculato, determinato da due geni, caratteristica vistosa e attraente dei cavalli Knastrooper. La seconda caratteristica, che in realtà ne ha limitato la diffusione, è il carattere.
Hitler Zubler è molto intelligente ed è pronto ad imparare. Per questo motivo circhi privati hanno nel passato impoverito gli allevamenti. Attualmente i Glass Nooper presentano attitudine allo sport e vengono rivalutati sia per l'equitazione da diporto sia per le discipline olimpiche di molto inglese. Guardate la nostra Mazzone come brava! Un bel applauso a Daniela Rubolini e il suo Glass Nooper! Brava Dani, brava! Salutiamo anche Daniela! E proseguiamo con la sfilata con Barbara, Cristina e Chiara. Facciamoci un bel applauso a tutti i cavalieri, facciamo il nostro applauso quando entrano, grazie. Montano il Murgese. Il Murgese è una razza equina italiana, chiamata così perché è originario delle Murge, una regione geografica della Puglia, da cui deriva il nome. Si tratta di un territorio inospitale che ha trasmesso a questa razza una grande rusticità, l'abitudine a percorrere sentieri ripidi e rocciosi ha fatto sì che nel tempo questo animale sviluppasse arti robusti e zoccoli molto solidi, adatti per muoversi velocemente e con grande sicurezza nonostante la corporatura massiccia. Sono veramente bellissimi questi tre murgesi, come le nostre tre amazzoni. Un grande applauso a Chiara, Barbara e Cristina. Chiara è la mazzocchina. La sua tranquillità e la sua chiarezza, unita all'esigenza fisica, sono pure caratteristiche che lo contraddistinguono, oltre al caratteristico mantello morello. Ciao ragazze, un altro applauso, così ci scaldiamo, scaldiamo le mani. Ed eccolo, bello, imponente, quasi bello quanto me. Signori e signori, Fabio e Elisa, venite! I nostri due barzesi boys. Elisa vedo che sta già facendo spettacolo di fuori, adesso si tranquillizza, aspettala. Ecco che interviene Alberto, uno dei fondatori del gruppo, ed eccola Elisa con Fabio, con il pre chiamato o anche andaluso. È un cavallo di tipo mesomorfo, molto elegante e nobile, utilizzato anche per migliorare le altre razze di cavallo. Proviene dalla penisola iberica, dalla regione dell'Andalusia o andaluso, è utilizzato nelle corride dove presenta tutto il suo coraggio e nell'alta scuola. Si tratta di un cavallo agile nonostante una certa pesantezza, nobile nel portamento, maneggevole, inoltre a passi che solo lui sa eseguire, il famoso passo andaluso o passo spagnolo. Gli spagnoli considerano di grande pregio la coda che sfiora il terreno e la criniera molto lunga, per questo ne ha grande cura. Un bel applauso ai nostri due cavalieri Fabio e Elisa, e ai loro due bellissimi andalusi. Poi lui è anche un bel ragazzo, lei è una bella ragazza, lei è bene 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 bene, applaudo alla bellezza marzese. Bel applauso anche ai nostri due cavalieri, grazie. Facciamo i timidi. Con loro cagnolino, anche loro con la loro mascotte. Un bel applauso e salutiamo i nostri ragazzi che rivedremo nello spettacolino finale, quindi li rivediamo. E proseguiamo con la sfilata e chiamo Cristina.
col cavallo argentino, ed eccola la nostra Cristina. C'è anche Schiavi, mio amico Claudio, con cavallo argentino. Mi ero dimenticato, che bello che sei, che bello. Il cavallo argentino è un cavallo da sella di tipo mesomorfo, dalla resistenza eccezionale. L'altezza garrese solitamente varia tra i 140 e i 150 cm. Viene utilizzato nell'America meridionale come cavallo da lavoro per i gauchos. Gauchos. E nei lavori leggeri di fattoria. Riesce a sopportare temperature molto rigide e a sopravvivere con pochissimo cibo ed acqua. Di carattere estremamente volenteroso. Il cavallo argentino, bellissimi i nostri cavalieri. Facciamogli un bel applauso al cavallo argentino montato da Cristina e Claudio. E la sfilata prosegue con Natalia e Alberto. Natalia e Alberto portano il French Mountain, chiamato però in Italia il cavallo dell'Appennino. La storia di questa razza prende via alla fine del XIV secolo nella regione svizzera delle French Montagne. Il cavallo era principalmente un segno di potere, quindi erano i ricchi nobili del clero servirsene. Si trattava quindi di animali di taglia relativamente grande, capaci di portare cavalieri con l'armatura. Facciamogli un bel applauso a Giorgio Alberto! Nella seconda metà del XIX secolo fu importato dalla Svizzera un certo numero di stalloni anglo-normanni destinato all'incrocio con alcune giumente autoctone. Lo scopo era di evitare la consanguinità e di avere un cavallo adatto all'agricoltura e trasporti all'armata. Durante la prima guerra mondiale il French Mountain, o cavallo dell'Appennino, provò la sua polivalenza e la sua semplicità di utilizzo sia nel tiro che a sella. Il registro genealogico del French Mountain fu creato nel 1924, però, e questa è una chicca che mi ha suggerito prima Alberto, che si sta facendo vedere qualche spettacolo, nel 1960 dalla Svizzera in Italia ne hanno importati un po', e gli svizzeri non hanno riconosciuto la razza italiana del French Mountain, che è diventata la razza il cavallo dell'Appennino, e questi due cavalli sono iscritti al registro, registro genealogico del cavallo dell'Appennino. Facciamone un bel applauso ai nostri due cavalieri con i cavalli dell'Appennino, Alberto e Natalia, bellissimi anche loro, il Trigno Senior. Bravo Alberto! E proseguiamo con la sfilata delle razze e dei loro cavalieri. Ci chiamiamo Gaetano, Roberta, Cesare e Cecilia, che montano il Crusado. Un bel applauso di incoraggiamento ai nostri cavalieri col cavallo spagnolo anglo-arabo chiamato Crusado. Si stanno ancora preparando gli ultimi accorgimenti ed eccoli con il Crusado Gaetano, Roberta, Cesare, Cecilia, ne manca uno. Come stai? Lo aspettiamo. Ci vediamo dopo, ciao. Intanto gli vado a leggere qualche caratteristica.
da spagnolo, un cavallo spagnolo anglo-arabo originario dell'Andalusia, abituato a muoversi su terreni di ogni tipo. Si può affermare che si tratti di un cavallo frugale, ma dal temperamento e portamento nobile, fiero ed elegante. Ed eccola, che utilizzato in Spagna per le corride, infatti vediamo anche che sono vestiti in andaluso. Per le corride a cavallo, lavora con i tori in ambito sportivo nel dressage. Un bel applauso ai nostri quattro cavalieri che ci stanno facendo vedere il cavallo spagnolo cruciato in provenienza dell'Andalusia. Cavallo cruciato. Bravi. Un bel applauso! Allora, tanti stilisti che finiscono di preparare. Sì, devi sentire. Non è tutto guarda come sono le tue viene lo spagnolo che sono montati da Chiara e Elisa. I cavalli si chiamano Veniero, quello di Chiara, la mazzettina, e Sultao, quello di Elisa, del centro tipico Fontanella. Che capire la bella? Che brave, brave, brave. Passo a due. Brave. Thank you.
No, devo dirti che con me, non so se con te. Ma per l'amor di Dio, guarda, lo dice a me. 40 gradi di vita. Infatti siamo a San San Guido. Bravo! Saremo grave! Saremo, martire, martire. Saremo che pensa che siamo. Angelo non parliamo. Meno male. Ti ha fatto un enla in cielo agli angeli. Si sta guarda la cosa. Giulio. Bravi! Bravi, bravi. Bravi! Ma che tu hai problemi? Chi è che c'ha problemi? Per... Io lo apro così almeno stanno zitti. Bravi! Bravi! Più, volevo in mano aperta anche. E più comodo. Fate c'ha gli ombrelli e tieni fuori. Nervoso, continua a farmi stirare. Ma che arrivo, una volta mi hai fatto stirare, non ti conoscevo più, lo trovassi da rubiare più. Ma chi è la curella? Bravo! Bravo! Ma dove trovare il colore? Almeno direttamente da Parigi, è arrivata direttamente da Parigi. Salteranno su. Secondo te lo fanno andare su? Con le gambe davanti? Sì, così. Bravi! Col borghese. Devi dargli un perché no? Eh sì. Me la presto. Ma gli amici capelli non si avvicinano tutti. Si avvicinano una volta era fare l'inalazione sanitaria. Quindi per Damasco lasciamo che lo dico. Utili dietro, un bel applauso alla nostra parte di Sila con Michiero e Sultao. L'ho preso. Roberta, Daniela, Cristina e Barbara. Che bionda! Tu vai nel manese e ti perdo. Ce l'ho detto, non parlo.
Ormai è tardi. Per imparare da cavallo. Luca, il talismano, El Zaira, la snapper e Burgesi. Ed eccoli, sulla musica dei Pirati dei Caraibi, la Packer House, Fabio e Gaetano, che montano dei cavalli andalusi. Bravi!
Fabio! Fabio e Gaetano e le due splendide Amazzoni che mi hanno aiutati. Bravo Gaetano! Bravo Fabio! Fabio montava Giunco e Gaetano montava Taranto. Un bel applauso ai nostri cavalieri che si sono esibiti qua oggi, tutti bravissimi e bellissimi. E la festa continua per le vie di Varzi. Un saluto a tutti, ciao! Emmi la donna bianca, la regalevo. Emmi la donna bianca. La donna bianca non è mai stanca, mi la donna bianca, mi la donna bianca, la donna bianca non è mai stanca, mi la donna bianca la verino. E mi la donna figura la verino. E mi la donna figura la verino. La magra, la verina, e mi la donna magra, la verina.
torniamola che nell'incanto sospira il vento come un lamento, giunta anche nell'incanto sembra l'udire l'eco d'un pianto. Socorro tu, I'm
pensa la meravigliosa la rosina, la rosa, per un bacio, un bacio, la rosina, la rosa, la rosa, la leggenda, un bacio letto, per un bacio, un bacio, Yeah, 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 y